qualcuno c'era, ma molti ovviamente erano ancora, dovevano ancora nascere. E quindi ne hanno sentito parlare, l'hanno letto sui libri di storia. Start, two, one, mission and lift off of the space shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. 40 anni parlerai, ragazzi, in questo teatro della sua esperienza su Marte. È molto probabile. Mi raccomando, Quel programma dava del successo del primo sbarco sulla Luna era al 50%. Voi capite bene che significa. Le incertezze erano tali per cui Nixon, appunto il presidente, aveva preparato due discorsi. Non sto scherzando. Si trovano in rete. Si trovano in rete perché sono nella biblioteca del Congresso. Una è se va bene, come poi è stato quello che è stato letto ufficialmente, l'altro se andava male, in cui appunto diceva che erano morti per il progresso dell'umanità, eccetera, eccetera. Quindi questo vi dà l'esatta immagine di quanto quella missione fosse rischiosa, perché allora fu soltanto una competizione fra due grandi paesi. Oggi credo che sia una cosa che in qualche modo riguarda tutta l'umanità e il futuro della nostra specie. È partito senza dirlo. Sì, ma lui proprio è partito. Sì, credo, pare che si sia alzato al mattino presto e ha detto a Valentina, sua moglie, vado a farmi un giro. E ha fatto proprio tutto il giro. Ci ha spiegato 80 minuti e è tornato per il caffè. Guardate, voi astronauti che non dite niente alle mogli. Effettivamente anche dallo spazio si vedono i danni che l'uomo ha provocato sulla superficie del pianeta, nell'atmosfera, nella fauna, nella flora, negli oceani. E questo colpisce molto perché non ne ho parlato perché non c'erano immagini così precise del terreno, ma quando tu giri intorno alla Terra in 90 minuti, almeno nella parte diurna, quindi nei 45 minuti in cui c'è la luce del sole, guardando giù verso la Terra vedi molti colori, vedi tante caratteristiche fisiche, no? I fiumi, i laghi, le montagne, tante belle cose. Non vedi tracce dell'umanità, nel senso che non vedi le città a occhio nudo, non vedi gli aeroporti, non vedi i grandi monumenti che l'uomo ha realizzato, non vedi nulla. E questo colpisce perché ti sei appena spostato di 400 km e diciamo, l'umanità sparisce. Peccato che c'è qualcosa che invece si vede e appunto sono le ferite, si vede le zone dove la vegetazione viene tagliata ed è troppo perfetta, diciamo troppo rettilinea per essere un fenomeno naturale. Si vede l'inquinamento, si vedono zone del pianeta coperte di smog e non è uguale vedere le nuvole e lo smog perché le nuvole sono in genere bianche mentre lo smog è un po' giallino, quindi si riconosce anche da lassù la differenza. Si vedono gli incendi, si vedono i fumo e di notte si vede addirittura i bagnoli perché spesso i fronti sono di centinaia di chilometri, quindi si riescono a vedere anche dallo spazio. E questo, lasciatemelo dire, intristisce un po', no? Cioè di tutte le cose buone che ha fatto l'uomo non c'è traccia, delle cose cattive invece ne vediamo in abbondanza. Quindi davvero oggi siamo nelle condizioni in cui l'uomo ha prodotto da anni e ne sta producendo sempre di più. Alcuni sono visibili, quelli che vi ho raccontato, altri forse sono addirittura più pericolosi perché sono meno visibili, nel senso che non si vede a occhio nudo, ma ne percepiamo però la presenza come i cambiamenti climatici. E sono cose che riguardano soprattutto il futuro, perché i tempi su cui queste cose avvengono sono dell'ordine dei decenni, se non del prossimo secolo. E quindi paradossalmente chi ha prodotto il danno non è lo stesso che ne subirà le conseguenze. Questo mi sembra un pochino ingiusto, insomma, nei confronti delle prossime generazioni. Quindi ha ragione, giustamente, una sedicenne a preoccuparsi del proprio futuro.